cari amici Telebari, benvenuti ad una nuova puntata di Tempi Supplementari. Oggi è un Tempi Supplementari particolare. Particolare perché torniamo a parlare, lo facciamo spesso qui, di cinema, di attori e sono in compagnia di Zenzola Francesco, reduce da Romeo e Giulietta a Bari Vecchia, un grande spettacolo, molto molto interessante e carino. A proposito di interessante, so che piace molto ai nostri telespettatori il modo con il quale lanciamo il tema di Tempi Supplementari. Questa volta sai chi ce lo dice? Indovina? Prova. Ti anticipo. Woody Allen, vediamo. Vediamo. Mike, ma non capisci che anche le unioni più perfette fra uomini e donne non durano? È provato scientificamente. Vedi, c'è un'alchimia nei nostri corpi, la quale fa sì che ci veniamo reciprocamente sui nervi con gli anni. Che scienza? Io non credo nella scienza, no, perché sai, la scienza è un vicolo cieco, intellettuale. Sono un sacco di ometti con dei camici che sventrano ranocchi e svenano Oh, fondazioni. ci sono. Tu non credi nella scienza. E non credi nelle politiche fondate sul lavoro. E non credi neanche in Dio, Vero. eh? E allora? In che cosa credi? Nel sesso e nel decesso. Due cose veramente fondamentali nella vita. Ma almeno dopo la morte non hai la nausea. Era il dormiglione di Woody Allen, un bellissimo segmento, un segmento che ci insegna a non credere alla verità che viviamo, a farci delle domande, ad avere dei dubbi. Sì. Un dubbio fondamentale mi è venuto su una teoria di Giambattista Vico, quella dei corsi e dei ricorsi storici. E il titolo del nostro programma e gli stessi dubbi mi sono venuti leggendo un libro, Agnelli Segreti di Gigi Moncalvo. Ciao Gigi! Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, si parla di corsi e ricorsi storici, si parla di importanza, di un elemento fondamentale che è anche quello della famiglia, dei rapporti umani. Beh, la famiglia Agnelli per questo paese, e tu lo racconti anche all'interno del tuo ultimo libro, ha rivestito sicuramente un ruolo importantissimo. Ma un ruolo importantissimo, un ruolo fondamentale, ha condizionato a fondo la vita e l'economia di questo paese. Non dimentichiamo la costruzione delle autostrade, la scelta del trasporto su gomma anziché su rotaia e tante altre cose, e ci ha dato una lezione che noi italiani dovremmo imparare, vale a dire a non farci prendere in giro. Perché? Perché la famiglia Agnelli e la Fiat con la mano destra hanno sempre preso da noi cittadini, da noi contribuenti, migliaia e migliaia di miliardi di lire di allora e milioni di euro di oggi sotto forma di incentivi alle rottamazioni, leggi speciali, regali di fabbriche, soldi per costruire fabbriche al sud, contingentamento dell'importazione di auto straniere, specialmente le giapponesi, che erano evidentemente fatto meglio, le tedesche, ma la cassa integrazione, il denaro per la cassa integrazione, oggi non hanno neanche la possibilità, dice Marchionne, di assumere 19 persone, anzi le devono licenziare, avendo dovutene assumerne 19 per ordine del giudice del lavoro. Beh, con la mano destra hanno preso tutti questi soldi da noi, con la mano sinistra non hanno nemmeno pagato le tasse e tutti i loro profitti li hanno portati all'estero. Si parla di Complimenti. capitalizzazione dei successi e di collettivizzazione delle perdite, no? Questa è Si parla l'azienda. di privatizzazione dei guadagni e socializzazione delle perdite, che è un modo molto sociologico per dire: con la mano destra hanno preso tutti i nostri soldi, con la mano sinistra se li sono portati all'estero senza nemmeno pagare le Gigi, tasse. il tema è corsi e ricorsi storici. All'interno di questo paese la famiglia Agnelli ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante. Al di là dell'aspetto sportivo, ovvero del legame con la Juventus e del legame con i motori, ovvero con la Ferrari, il marchio Agnelli è il marchio di un'intera città, di un'intera regione. Parliamo di Torino e del Piemonte. La famosa teoria di Giambattista Vico sui corsi e ricorsi storici sembra però palesare oggi una piccola deviazione rispetto alla logica con la quale noi l'abbiamo tutti quanti studiata. Cosa è accaduto? È accaduto che in questo paese si è scoperto che fare automobili non è più importante, quindi quella regola viene un po' meno, siamo a un punto di svolta. No, fare automobili e fare qualunque altro tipo di prodotto manifatturiero non è più importante. Basta fare della finanza, mettersi d'accordo con qualche banchiere, giocare in borsa, come si soleva dire una volta, che giochi che riguardano dei grandi naturalmente, e oggi la speculazione finanziaria ti consente di guadagnare in un minuto
tanto, 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 tanto denaro sicuramente, magari senza pagare le tasse sempre, mentre se tu devi costruire degli stabilimenti, montare delle linee di montaggio, assumere degli operai o degli impiegati, addestrarli e insegnargli il lavoro, fare dei prodotti, cercare di venderli, indovinare i prodotti, capisci che ci vuole molto più tempo e il guadagno non è sicuro e garantito. Signor Monca, volevo fare una domanda. Sono l'ospite di oggi. Sì. Diamoci del tu, ma diamoci del tu, io mi sento, È Juventino come te, è Juventino come No, ma te. al di là di questo è un bravissimo attore, se mi dà del lei mi fa pensare che io sono di sesso femminile, Ma no? no, Sì. ma Scherzo, no, assolutamente, scherzo, assolutamente. scherzo, scherzo. No, io volevo chiederti se la Fiat oggi ricopre una rilevanza come poteva ricoprirla negli anni 70, negli anni 80, cioè come nel passato, cioè quindi anche all'estero, esportare dei prodotti come delle automobili che venivano comunque prodotte in passato e venivano esportate all'estero. Adesso ha la stessa importanza di quegli anni oppure è calata? Questo le volevo chiedere, secondo lei. Dunque, la Fiat non ha la stessa importanza di quegli anni, ma al tempo stesso continua ad averla, almeno nel nostro paese. Perché continua ad averla? Perché tutto dipende da chi c'è dall'altra parte del tavolo, chi deve prendere delle decisioni. Se tu hai una classe politica debole, una classe politica vigliacca, una classe politica sotto tiro, una classe politica che teme di mettersi contro i potenti, o che teme di creare guai ai potenti ed è sempre pronta a dire sì e a ubbidire, allora non importa se la Fiat è forte o non è forte, importa soltanto se la Fiat continua a fare paura ed essere temuta o no. Oggi la Fiat continua a fare paura ed essere temuta perché? Perché controlla un impero editoriale, quello della Rizzoli Corriere della Sera, in più ci mettiamo la stampa, foraggia i due più grossi network televisivi, sia Mediaset che la Rai, come li foraggia? Li foraggia con la pubblicità, con milioni di euro di pubblicità, e quindi facciamo un esempio: quando esce un libro come il mio, che non è certamente un libro autorizzato e gradito dalla Real Casa torinese, che cosa succede? Succede che la Fiat non ha nemmeno bisogno di chiedere che non si parli di questo libro, a parte in trasmissioni libere e indipendenti come questa, ma ubbidiscono tutti in silenzio. Quindi non è la Fiat se è più potente o meno potente di prima, è che i servi continuano ad essere servi, capisci? Gigi, io faccio il giornalista come te e ho una mia opinione, al di là della visione che possiamo anche definire politica delle cose. Un grande giornale, tu sei giornalista, è fatto da grandi colleghi, cioè da grandi giornalisti. Un grande spettacolo teatrale è fatto da grandi attori. Un grande bar è fatto da grandi ragazzi che ci lavorano dentro e magari devono lavorare lì per arrotondare e pagarsi gli studi. La mia impressione è che oggi alla Fiat i lavoratori contino poco. La mia impressione è che qualcuno creda di poter fare macchine sulla carta, ma in realtà le macchine le fanno gli operai. Guarda, hai centrato perfettamente il problema. Il fattore umano, le braccia, la mente, la dignità dei lavoratori è fondamentale. Noi in fondo stiamo vivendo in piccolo, e in questo soltanto la FIOM CGIL, cioè la Federazione dei Metalmeccanici, che è molto a sinistra della CGIL, che è molto più a sinistra della presunta sinistra del PDI, del Partito Democratico, la FIOM è l'ultima che sta facendo questa battaglia, perché altrimenti piano piano si arriverà al trattamento sindacale che hanno gli operai cinesi, Fra vale a un po' dire, non bisognerà è. pagare per lavorare, secondo me. Esatto, perché nel momento in cui la Fiat continua a prendere soldi dallo Stato italiano sotto forma di cassa integrazione, vi faccio un esempio, prendiamo il caso di questi 19. Allora la Fiat ha dovuto riassumere per ordine della magistratura 19 operai che erano stati ingiustamente discriminati e licenziati. Beh, ha detto sì, li riassumiamo per ordine della magistratura, ma ne dobbiamo licenziare 19, anzi non ha detto ne dobbiamo licenziare 19, li mettiamo in mobilità. E chi la paga la mobilità? Lo Stato. Ecco, questo significa che è una violazione tremenda dei diritti sindacali, non ci sono più spazi per le persone, non ci saranno più spazi per le assemblee, anzi coloro che si permetteranno di scioperare verranno messi in un libro nero, verranno additati, anzi la gente comincia anche a dire ma questi perché scioperano? Ecco, qui ci sarà una lotta tra Poi la poveri cosa che mi fa ridere spaventosa. sono, Gigi, le proteste contro chi sciopera. Non c'è lavoro e questi scioperano. Beh, se continuiamo a lavorare di No. questo passo, lavoro, state tranquilli Sì. che non ce ne sarà più, eh.
Ecco, ma ognuno non deve pensare al proprio piccolo, perché nel proprio piccolo ci sono anche i suoi figli, ci sono i suoi nipoti, ci sono le future generazioni, e quindi oggi chi disprezza coloro che scioperano giustamente, coloro, i veri precari oggi sono i lavoratori. Chi ha un lavoro a tempo indeterminato, o crede di continuare ad averlo, è un vero precario, ancora più precario di quelli che lo sono davvero. Come sono stati trattati gli esodati, vale a dire ti aiutiamo a lasciare il mondo del lavoro perché ti promettiamo incentivi e poi te li togliamo. Cioè è come se io e te stipulassimo un contratto e uno dei due, dopo che ha ricevuto un anticipo su questo contratto, non rispetta le regole. Le pensioni sono il caso tipico. Nel momento in cui io ho stipulato questa sorta di contratto con l'INPS per la mia pensione, l'INPS ha trattenuto dal mio stipendio fior di quattrini, beh, non può cambiarmi le regole in corso e dirmi che non vado più in pensione. Questo Gigi, siamo in chiusura, mi ricordo un po' la regola con la quale Nakata, diciamo, venne schierato dalla Roma prima di un Roma-Juve, ma questo è un altro discorso, vero? Esatto, sai, siamo sempre lì, perché poi alla fine siamo sempre lì. I presunti onesti, la banda degli onesti che magari ruba degli scudetti, nel senso che indossa gli scudetti altrui e quindi fa la festa su uno scudetto mai vinto, la banda degli onesti, la gente crede che sia qualcosa. Se tu pensi a Moggi e a Facchetti, dici Moggi è il cattivo, Facchetti è il bravo, è il santo. Guarda Gigi, questo è un altro discorso molto... Invitiamo ad andare a leggere le cose. Adesso. Gigi, io ti ringrazio per essere stato ospite a tempi supplementari a Telebari. Consiglio a tutti i nostri telespettatori che amano il giornalismo libero e le letture libere, letture diseducate ad una diplomazia a volte spicciola, di leggere Agnelli, segreti di Gigi Moncalvo. Grazie ancora Gigi, alla prossima. Ciao, grazie. Non perdete questo libro prima che la Fiat lo requisisca dalle librerie, rischiate di non trovarlo più. È satira. Perché non vuole che lo leggiate. Arrivederci. Arrivederci. Torniamo subito.